Antonio, se non si sono presi gol, si è rischiato qualcosa, importantissimo tornare a vincere. Sì, era importantissimo anche perché venivamo da due sconfitte abbastanza brutte, quindi ci tenevamo soprattutto in casa a tornare di nuovo a essere lì sopra prima in classifica. Penso che è stata proprio una vittoria di squadra sofferta contro una squadra forte, quindi è andata bene così. Cosa vi siete detti prima di questa partita? C'era forse ancora qualche scoria un po' da eliminare, no? Magari un po' di tensione, un po' di imprecisione, magari nei passaggi frutto appunto di quelle due sconfitte? No, ma il campionato di Serie B comunque è lungo, ci sono alti e bassi. Noi continuiamo a lavorare e a fare quello che ci dice il mister. Non ci siamo riusciti tanto nelle ultime due partite, ma oggi comunque abbiamo giocato contro una grande squadra che dovrebbe vincere il campionato anche loro. Quindi noi continuiamo su questa strada e penso che il gruppo si sia visto ed è stata una vittoria di gruppo. Ecco, appunto abbiamo detto anche finalmente di nuovo una partita senza gol, rischiato qualcosa, si è battagliato tanto però anche con questo Bari, no? Ti abbiamo visto protagonista in molti interventi, hai comandato bene la difesa assieme a Bianchetti, iniezione di fiducia anche da quel punto di vista. Sì, beh, ovvio, soprattutto per un difensore portieri non prendere gol comunque ti dà fiducia. Noi cerchiamo di star concentrati il più possibile, abbiamo giocato contro una grande squadra, quindi c'è Bianchetti, e quindi cerchiamo di stare uniti e fare quello che ci dice il mister. Adesso viene un trittico di partite abbastanza intenso, no? Si fa una sorta di, auguriamoci, quasi anticipo di Serie A contro il Bologna, poi due partite, Perugia e l'attesissimo derby col Vicenza. Come si presenta il Verona in queste serie di impegni consecutivi? Come ti ho detto, noi cerchiamo comunque di lavorare di giorno in giorno, di migliorare, cercando di migliorare sempre gli aspetti negativi che ci sono di domenica in domenica. Quindi siamo sereni e continuiamo a esserlo come stiamo facendo. Quindi niente, dobbiamo lavorare, lavorare sodo e cercare di stare uniti fino alla fine.